Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo l'unboxing di questo nuovo kit. Si chiama Scroll Box. L'ho preso perché, appunto, avendo chiuso Planners Anonymous, ho voluto provare un altro kit. Questo è un kit per chi ama il disegno, chi ama l'arte. Quindi ci sono sempre dentro dei prodotti artistici. Io è il primo che prendo, è la box di agosto. Ho già pagato anche la box di settembre, ma credo che prenderò soltanto queste due perché l'ho pagata 26 sterline e in più ho dovuto pagare, quando mi è arrivato, 5,82 €, quindi è un po' troppo caruccio, però ho voluto provarlo, l'avevo visto su YouTube e mi interessava, insomma, visto che a me piace un po' quello che è il disegno e tutto. Bene, andiamo ad aprire subito la box. Non vi spoilerò nulla, vi faccio solo vedere che all'interno c'è questo cioccolatino, cioccolato al latte ricoperto di toffee, mi ispira molto, bene. E poi abbiamo dentro il librettino, la scroll zine, agosto 2021, ovviamente adesso non lo apro perché sennò vi faccio vedere quello che c'è dentro, lo guardiamo dopo, quindi lo mettiamo un attimino da parte. E iniziamo a vedere appunto quello che c'è nella box. Allora, c'è questa, intanto questa cartolina che appunto è il tema di questo mese, e c'è questo bellissimo disegno, quindi questo cartoncino può essere usato anche come segnalibro, dove l'artista si chiama Caparso, è un graffiti writer e membro di una graffiti crew, quindi una squadra di appunto persone che fanno graffiti, from Dresden in Germania. Niente, adesso non sto qua a tradurvi tutto, poi me lo leggo con calma. Molto molto bello, quindi le cose che ci sono dentro saranno diciamo essenzialmente per fare dei tipi di disegno di questo genere. Allora, come prima cosa abbiamo questo pacchetto di cartoncini, andiamo subito a vederlo. Sono tre cartoncini, come potete vedere sono molto spessi, quindi veramente veramente spessi, quindi si potrà fare dei bei graffiti. E sono tre, quindi abbiamo a disposizione tre cartoncini. E poi c'è il sacchettino, vedete qua c'è il loro simbolino di scroll box, e io lo apro a parte così non vi faccio vedere quello che c'è dentro, perché io appunto vado a vedere tutto. Allora, ecco qua c'è dentro il bigliettino dove spiega appunto la scroll box di agosto, che comunque si ispira alla street art, quindi street artist. C'è anche una challenge da fare, Digital Dystopia. Each scroll box includes a challenge word or phrase and as inspiration. Create something using only these items and share it with us. Praticamente in ogni scroll box c'è dentro una frase, una parola o comunque un'ispirazione. Loro ti chiedono di creare qualcosa usando soltanto quello che si trova nella box e poi di condividerlo con loro taggandoli, mettendo l'hashtag scroll challenge. Vediamo se riesco a fare anch'io qualcosa, ecco, vedremo, proveremo. Comunque è Digital Dystopia, infatti vedete, questo è un po' una distopia digitale. Allora, abbiamo all'interno questo adesivo, dove appunto c'è il simbolino della scroll box e c'è appunto una parte del disegno, quindi magari si può attaccare e poi continuare il disegno, fare qualcosa. Poi abbiamo, oh che bello, allora abbiamo dentro finalmente, perché mi mancano a me, abbiamo una penna gel bianca, è della Uniball Signo, tra l'altro per chi mi conosce da anni mi hanno sempre soprannominata Signo, perché appunto il mio cognome è Signorelli, e quindi ecco, questa qua è la mia penna, vorrei provarla ma non ho qua niente di scuro, vediamo
Facciamo una prova. Ho colorato quel pezzettino qui col pennarello, così proviamo la penna gel. Bellissima. Oh, finalmente una penna gel perfetta. Così direi che sono contentissima, perché le penne gel bianche comunque servono sempre. Poi, seconda cosa, c'è questo line marker rosso da 0.3 la punta. È tipo gli stabilo, diciamo, la punta. E appunto è rosso. Poi abbiamo una cosa veramente stupenda, Writer for Vellum, cioè questo scrive sul vellum, quindi bellissimo. È della Kuretake ed è una marca stupenda, quindi della Zig Kuretake, e abbiamo la doppia punta, una da 0.5 e l'altra da 1.2 mm. Allora, quella da 0.5 ha tipo una punta del tratto pen, bellissima, e la punta da 1.2 è più a pennarello, bellissimo. Comunque sono contenta, perché la Kuretake è una bella marca, stupendo. E poi abbiamo tre pennarelli. Adesso ve li faccio vedere tutti insieme, sono tre colori, eccoli qua, e vediamoli un attimino, perché sono acrilici. Hanno anche questi la doppia punta, uno da 1.5 e l'altro da 4 mm. Vediamo un attimino, anzi direi di piegare il foglio a metà per non, che secondo me lascerà giù un po' il colore, e vediamolo. Allora, innanzitutto penso che vadano, esatto, penso siano un po' tipo gli Uniposca, vedete, hanno la punta bianca e questa è quella più piccola e l'altra è così come l'Uniposca, quindi vanno agitati e poi ovviamente schiacciati finché non esce il colore. No, bellissimo, sì, diciamo che sono tipo gli Uniposca, sono appunto pennarelli a base acrilica. No, bellissimi, ecco perché ci sono i cartoncini qua così spessi. Quindi abbiamo questo verde, poi abbiamo l'azzurro, e infine, vabbè, il nero. Davvero stupendi. Allora, quindi mettiamo un attimino da parte. A questo punto vi faccio vedere. Mi dice che ci sono appunto i tre pennarelli acrilici con la doppia punta. Poi abbiamo lo Zig Vellum Twin Marker. Poi la Unibolsigno Broad White Pen, quindi la penna gel bianca. I cartoncini che sono Dalla Rowney Mixed Media Art Boards, tre pacchi. These art boards are durable and perfect for all artistic technique. Praticamente possono essere utilizzati per le diverse tecniche artistiche. Possono essere appunto utilizzati sia con le matite, con l'inchiostro, con i pastelli, con i pastelli a cera, con gli acrilici e con gli acquerelli. Il line marker era disponibile in tre colori, infatti qui dice quale colore hai trovato, c'era il giallo, il rosso, il fucsia. Allora, tra i tre colori io avrei preferito ovviamente il fucsia, però va benissimo anche il rosso. Vediamo ora la Scroll Zine, quindi il giornaletto di agosto, dove nelle prime pagine ovviamente ti spiega tutto quello che c'è, quindi il cioccolatino, la penna gel bianca, questi, i pennarelli, e lo stickers e il line marker. E poi qui ti fa vedere l'artista, quindi qua se si inquadra il QR code ti fa vedere l'artista in azione, quindi probabilmente ci saranno quattro dei video. Scroll tips, qua probabilmente ti spiega qualcosina sulla pittura sui pennarelli a base acrilica. E poi c'è la scroll gallery,
del mese di giugno, quindi mi sa che luglio non è uscito nulla, dove ci sono i lavori realizzati dai vari artisti. Carinissimo, molto belli, quindi magari se lo mando qua su ecco, in base al quando si taggano con l'hashtag scroll challenge, poi qualcosa lo pubblicano nel prossimo giornalino. E poi c'è un articolo extra, street art or graffiti, probabilmente spiegano la differenza tra la street art e i graffiti. E niente, quindi questo è la scroll box, è appunto UK, quindi è inglese, e quindi infatti si paga in sterline, e però ormai come tutto quando te lo consegnano c'è da pagare una tassa, dovrebbe essere una dogana anche quella, però ecco non sono sicura sia proprio la dogana, però comunque è una tassa che ormai mettono su tutti i prodotti che vengono dall'estero a prescindere insomma dal prezzo speso. Quindi niente, se siete interessati alla scroll box vi lascio nell'info box il link del sito, quindi se volete anche voi iscrivervi. Io vi ringrazio ancora per avermi seguito, vi invito a lasciarmi tanti pollici in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ci vediamo il mese prossimo appunto per vedere la scroll box di settembre. Se riesco a realizzare qualcosina ve la farò vedere, o magari la realizzeremo insieme, e poi comunque andrò a taggare la challenge. E niente, per il momento quindi è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!